Sfogo, stasera è sfogo, stasera è sfogo, non voglio sapere niente. Allora, mannaggia la miseria. Perché convocarmi Matteo Retegui, argentino naturalizzato italiano, quando hai 50 milioni di giocatori, di ragazzi italiani naturali, non solo più forti di lui, ma che potrebbero giocarsi una chance. Ma perché, mannaggia la miseria, fosse forte, e ok, il fatto che ha segnato oggi non è una scusa, fosse forte, io lo capirei pure. È forte, siamo messi male, ma non siamo messi così male da chiamare un cesso argentino naturalizzato. Cioè, no. No, io non lo accetto, non lo accetto. Oggi ha fatto quel gol che lo faceva pure mia nonna, però, me coglioni, chiamate qualcuno più bravo, non lo so, prendete un ragazzino per fuori grotta, per le vie, e fatelo giocare, mannaggia. Perché oggi, cioè, oggi mi ha fatto girare i coglioni questo ragazzo, per carità, sarà giovane, tutto quello che volete, ma questo non parla manco italiano, ho sentito l'intervista, ho detto vabbè, sarà naturalizzato italiano, avranno i loro motivi, cioè, abbiamo Scamacca. C'abbiamo Scamacca, c'abbiamo Raspadori. C'abbiamo Scamacca e c'abbiamo Raspadori. Devo aggiungere altro? No, mi fai giocare sto qua. Con quel bel ciuffo biondo perché è un bello guaglione. Però, mannaggia la miseria, mannaggia. Questo non sa toccare un pallone, mannaggia. Non sa toccare un pallone, veramente. Poi l'arbitro oggi scandaloso. Che non sapeva neanche lui che doveva fare, non sapeva come doveva comportarsi, si faceva aggredire dai giocatori. Che arbitro è quello? Un arbitro che non sa manco tenere la postura del corpo per farsi rispettare in campo. Mamma mia, che schifo! Che schifo. Al di fuori oggi della sconfitta, la sconfitta mi frega relativamente. È che ho visto veramente un brutto spettacolo oggi. Una partita in cui l'unica cosa positiva, e sono di parte nel dirlo, lo ammetto, sono fazioso, sono i giocatori del Napoli. Politano e Di Lorenzo che scambiano sulla fascia. Per il resto, veramente, mi astengo tranquillamente dal commentare positivamente questa partita, che ritengo una sconfitta meritata, per carità. Però, porco Giuda, non mi puoi far giocare a quello. Non mi puoi far giocare a quello. Cioè, è un'offesa nei confronti di 500 ragazzi italiani che si allenano tutti i giorni per realizzare il loro sogno di essere calciatori. E non mi puoi fare giocare un naturalizzato che è pure scarso. È pure scarso. E Jorginho lo posso accettare. Io Jorginho lo posso accettare perché Jorginho è italiano a tutti gli effetti. Porca puttana. È stato cresciuto da italiani, ha vissuto con italiani, sa l'italiano, parla in italiano, canta in italiano, fa la spesa in italiano. Questo no, questo fa l'intervista, gli chiedono che ti sei mangiato oggi, non sa neanche dire pasta asciutta in italiano. Dice rodiglia de mi coglionis, ma vaffanculo, vai a cagare veramente bella, proprio bellamente fuori dal vaso che non è questo qui che ti proponiamo noi, va via, basta, basta. Non ho niente contro gli argentini, detto ciò, anzi li amo, però questo no, questo è un argentino che non amo. Fine. Detto ciò, in realtà abbiamo anche altri problemi, raga, purtroppo la difesa oggi non è stata all'altezza. Poi è vero pure che la reazione è stata bellissima dell'Italia, eh? Una bella reazione, una carica, l'Italia poi ha sottomesso l'Inghilterra nel finale, come è giusto che sia, l'Inghilterra si è andata a chiudere, però è veramente uno schifo e l'arbitro è il coronamento dello schifo oggi. Quindi noi ci vediamo alla prossima, iscrivetevi, commentate, lasciate like o non iscrivetevi, fate come volete voi. Ciao a tutti!